sera. Aspetta. Allora, la collega mi ha un po' raccontato. Sì. Ecco, niente, noi l'atto di nascita non lo possiamo toccare perché proprio abbiamo dei parametri in cui noi dobbiamo stare. Per cui se intendete sottoscriverlo così l'atto, ok, se non l'atto viene annullato. E questo cosa comporta? Che la bambina viene denunciata. E quindi? Noi dobbiamo fare la comunicazione alla Procura della Repubblica. Quando ci daranno l'ok per formare l'atto, formeremo l'atto, però fino allora non potrà essere scritto in anagrafe. Sì, ma potrà... quando vi darà l'ok la Procura di scriverla, in che senso? Contro la nostra volontà? E perché così la bambina non esiste. No, no. Allora, la bambina non è che non esiste, la bambina sì, è lì. Sì, ma allora, non possiamo... le abbiamo spiegato qual è la nostra posizione. Che questa è una finzione giuridica, quindi noi non la possiamo accettare. Quindi nessun tribunale, nessuno e nemmeno voi, sulla base di un tribunale, potete scriverla con questa cosa. Perché noi non vi diamo l'autorizzazione. Quindi se lo fate, lo fate contro la nostra volontà. E chiaramente successivamente prenderemo i nostri provvedimenti, perché questa è una finzione giuridica che implica determinati obblighi, ok? Quindi che l'atto non si possa fare perché noi non sottostiamo a questa regola non va bene, perché è un'imposizione che lo Stato sta facendo, capisce? Quindi se io non sono libero di scegliere vuol dire che lo Stato mi sta obbligando. E in base a quale legge mi sta obbligando ad accettare una finzione giuridica? Lei lo sa in base a quale legge? No, lei mi deve dire in quale legge lei non vuole sottoscrivere l'atto. Perché è una mia libera scelta, il mio libero arbitrio. Non scrivere... può anche non venire a denunciare. No, attenzione, attenzione, perché se voi emettete una finzione giuridica a nome di mia figlia, poi chiaramente io prenderò i provvedimenti, perché questo implica determinate cose. Quindi io non voglio che venga fatta così. Se voi mettete il nome e il cognome in minuscolo, allora cambia tutto. Ma così è una finzione giuridica, come se fosse una società. E nessuno vi ha autorizzato a farlo. Quindi che sia la prassi, va bene, per gli altri. Per noi no, perché abbiamo fatto le nostre scelte, chiaramente abbiamo fatto tutti i nostri passi per poterci... mettere a riparo da questa situazione e da altre situazioni, che l'atto di nascita io lo debba obbligatoriamente sottoscrivere come voi lo fate, allora io mi dà un foglio, faccio un contratto con lei, lei lo sottoscrive senza assolutamente poter apportare le modifiche. Fa tutto quello che le dico io? Non credo. Questo è quello che oggi voi mi state chiedendo di fare. Questo capisce? È il regolamento anagrafico. Questo è il regolamento. Le dico... lei è libero di non sottoscrivere l'atto, in questo caso noi annulliamo l'atto. Niente, amici come prima. No, ma attenzione, non ce l'ho con lei, non ce l'ho per carità, non ce l'ho né con voi, perché per carità, però io chiaramente devo dalla parte mia dire, attenzione, io sono venuto il giorno 19 e il giorno 20, ok, a registrare mia figlia, non l'ho potuta registrare, non contro la mia volontà, perché non mi è stato permesso di farlo per questo motivo, questo motivo, questo motivo. Quindi io chiaramente espongo le mie ragioni, non è che io ho fatto, a mia moglie ha partorito la bambina e noi non ci siamo presentati, noi siamo venuti per iscriverla, soltanto che a quelle condizioni, che sono delle condizioni che io non posso modificare, non posso metterci mano, mi spiace, una firma non ce la metto, capisci? Quindi... non so, voi mi rilascerete un documento che non avete fatto la registrazione, non lo so, qualche cosa che non l'avete fatta perché io non ho voluto firmare questo atto, in modo tale che sia da parte vostra che da parte nostra siamo a posto, capisce? E comunque lei è la responsabile, no? Sì. Vi invito ad andare a vedere che cosa vuol dire questa cosa qua. Perché chiaramente, ok, si fa da tanti anni, ma che cosa vuol dire questa cosa qua? Tanti non lo sanno. Quindi, in pochi lo sanno. Cioè, se io le firmo questo certificato qui, sa cosa vuol dire? Che io sto cedendo mia figlia allo Stato italiano, che è una società privata.
Capisce? Penso che però nella stesura dell'atto non c'entri proprio niente, perché queste cose lei le potrebbe fare. No, potrebbe... no, ascolti, guardi qua, lei si è mai domandata il perché in tutti gli atti, banche, tutto quello che riguarda, diciamo, l'ambito delle amministrazioni, è tutto scritto in grande, se l'è mai domandato perché? Perché questa è una società, non è lei, cioè... Questa qui non è la persona in carne ed ossa, si chiama finzione giuridica, lei vada a vederlo su internet, capisce? Questa è una finzione giuridica, quindi le dico una cosa, non sto dicendo a lei, questa è una frode che viene fatta al cittadino in carne ed ossa, capisce? Perché inconsapevolmente uno firma e la bambina passa di valore, stia bene a sentire cosa dico, di valore, un valore, ok? Dalla nostra proprietà, chiamiamola così, è improprio proprietà per farglielo capire, alla proprietà dello Stato italiano, che è una repubblica scritta, una società privata iscritta al SEC, dove lei ci trova il McDonald's, dove ci trova autostrade, dove ci trova tutte, quotate in borsa e via dicendo. Allora perché io devo cedere mia figlia a una società privata? Se qualcuno di voi si prende la responsabilità di scrivere no, lei la deve cedere, è un obbligo, mi scrive il suo nome e cognome, mi scrive che sono obbligato, io prendo questo foglio e vado direttamente dai carabinieri. Capisce cosa voglio dire? Perché se non lo posso modificare io sono obbligato e voglio vedere chi è quel giudice che mi obbliga a cedere mia figlia. Me lo deve scrivere. Come pensa di fare per i diritti della bambina? No, no, attenzione, i diritti della bambina ce li ha. No, no, non c'entra niente, non c'entra assolutamente niente. Perché se lei va a vedere... Ma l'ASL, ad esempio, come pensa di scriverla? Come? L'ASL, come pensa? Benissimo, voi non mi fate l'atto, io vado direttamente al Tribunale dei Diritti Internazionali, faccio una bella denuncia che la bambina non è stata registrata perché io non ho voluto accettare la finzione giuridica. A questo punto me la daranno. Cioè è una battaglia che non sto facendo per me, lo sto facendo anche per i vostri figli, perché voi non siete consapevoli di quello che cosa vuol dire questo. E se, credetemi, se sto cercando... questa è la prima figlia che ha lei? No, io questa è la terza. Purtroppo l'ho scoperto da poco. E con gli altri figli come fa? Faranno... Tira fuori i documenti. Tira fuori i documenti. Adesso vi faccio vedere come abbiamo fatto. Perché purtroppo, vede, non si sanno determinate cose, ma si può avere un rimedio. Lei non c'entra niente. No, lei ha del... ufficio, sì, non sì, ma... io come persona. Sì, lo so perfettamente, ma è illegale. L'ordinamento dello Stato. No, è illegale. Sì. È illegale. Sa perché è illegale? Perché in questo modo lei mi vuol far accettare qualcosa che non mi dice. Lei, sto dicendo, sì, il comune, non lei in persona. Benissimo. Questa io rifiuto questa finzione giuridica. Depositata, tutto quanto. Mandata, c'è tutto quanto scritto, viene rifiutata, notificata al comune, viene notificata al comune, viene notificata al prefetto, viene notificato al Vaticano, viene notificato in altri posti e alla Corte dei diritti dell'uomo. Capisci cosa voglio dire? Quindi, perché? Perché io ogni volta che apro la carta d'identità mi identifico in quella finzione giuridica e quindi a quel punto apro il trust, perché è un trust, quello che lei mi vuole far fare, lei, attenzione, sì, mi sì, ripeto, capito, capito. Ok, le chiedo gentilmente di non identificarsi lei come persona, ma quello che oggi rappresenta, ok, l'istituzione, ok, mi sta imponendo di fare un trust. Perché il trust, lei va a vedere la carta d'identità, è Repubblica Italiana, che è una società privata, il comune e l'amministratore e il beneficiario è quello che c'è scritto sotto, che è una finzione giuridica. Quindi non è che mi sto inventando cose, se della luna. Non ha altre possibilità che no, non è vero che no, no. Sì, ma sì, lei ha ragione, però io che possibilità ho? Perché io devo, fa anche per la terza bambina un'altra. No, io questo non lo firmo. Perché questa è una finzione giuridica. Se lei mi compila l'atto con tutti i nomi qua, la scritta, la lettera maiuscola, la prima lettera maiuscola e tutto il resto in minuscolo, io glielo firmo subito l'atto. Questa è la differenza. Capisce? Questa è sottilissima, ma è differentissima. E questo se lo porterà avanti per tutta la vita. Chi non lo sa, chi non rivendica questo diritto, deve sottostare a questo trust.
Non credo che il sindaco lo sappia, non credo che lo sappiano chiaramente una serie di persone e via dicendo, ma lo sanno le sfere altissime. Quindi, siccome non è una cosa che è venuta fuori da tantissimo, ok, c'è una legge internazionale, e l'articolo 10 della Costituzione dice che le leggi italiane devono sottostare a quelle internazionali, a questo punto il vostro ufficio mi sta chiedendo di contravvenire a quella legge. Capisci cosa voglio dire? Non so se voi avete informato il sindaco oppure no di questa faccenda. Quindi noi, lei mi fa un documento dove io dico no, ecco, non lo voglio firmare, no, io non c'è nessun problema, io dico non lo voglio firmare per questo motivo. Così facendo la bambina non viene neanche iscritta nel vostro stato di famiglia. No, ma questo, allora, un pezzo di carta non può annullare l'esistenza di una figlia, non lo annulla. Quindi faremo tutti gli altri passi per evitare questo fatto. E ci sono le possibilità di farlo, noi l'abbiamo già fatto. Per cui non possiamo neanche comunicarlo all'ASL, comunicarlo vaccinazioni. Esattamente, no, voi non è che non lo potete fare, non lo potete fare in questa forma. Ma non stendendo l'atto? Ma io non le dico di non stenderlo, io le dico di non stenderlo con questi caratteri. Cioè, se lei lo mette tutto in minuscolo, cioè grande e il resto in piccolo, lo stesso il mio cognome per tutto, poi sui certificati lo vede, ma lo, tutto, lo vede tutto in maiuscolo. Lo vede? Proprio questo è il problema. Lei non si è mai domandata il perché sono scritti tutti in grande, per questo motivo. E se lei ha un quarto d'ora di tempo stasera, quando va a casa, va a guardare su internet alcune cose che, se vuole segnarsi, io gliele do, le va a leggere e sicuramente riuscirà a comprendere leggermente un pochettino di più di quello che oggi riesco a darle io. Capisce? Perché è assurdo dire allora la bambina non è iscritta, come se non ci fosse, e qui la bambina. Allora senza un pezzo di carta non esiste una bambina? E questa è l'assurdità, capisce? È d'accordo con me? No, non riesco a... Lo so, perché non sa, è per questo che non... Io sono ignorante, lo ammetto. No, ma guardi, la tranquillizzo, fino a 20 giorni fa lo ero pure io, totalmente all'oscuro, e quindi chiaramente informandoci, avendo avuto i documenti, via dicendo, abbiamo preso chiaramente questa decisione. Quindi io tranquillamente le firmo che non firmo l'atto per questo motivo. Lei ha la sua liberatoria, che io sono venuto, e io ho la mia che non ho firmato per quel motivo. Oh. Va bene, dai. Okay. La ringrazio, è stato molto gentile. Arrivederci Sandro, grazie.